Final Fantasy XVI sarà l'episodio più action della serie. La conferma è arrivata non solo dall'ultimo trailer, ma anche da una serie di interviste dove il producer Naoki Yoshida ha raccontato nel dettaglio il sistema di combattimento, le novità rispetto al passato e i temi di questo nuovo capitolo. Oltre alle informazioni già presenti nella nostra intervista pubblicata questa mattina che vi lasciamo in descrizione, ecco quindi una manciata di altri succosi dettagli su quello che sembra avere tutto il diritto di essere uno dei giochi più attesi del prossimo anno. Final Fantasy XVI sarà uno dei titoli più imponenti a cui Yoshida ha mai lavorato in Square Enix. Per politica aziendale non ha potuto riferire precisamente i dettagli sulle dimensioni del team, ma ha fatto capire come sia un gioco davvero imponente anche per gli standard della compagnia, sul quale sono stati investiti davvero molti soldi. In questa fase dello sviluppo è già completamente giocabile dall'inizio alla fine. La storia sarà caratterizzata da temi maturi. Per questo sarà il primo capitolo della serie principale a ricevere il rating M, che equivale al nostro PEGI 18 nella maggior parte dei paesi del mondo. Ad eccezione di alcuni spin-off, infatti, tutti i Final Fantasy erano stati classificati come giochi per teenager. Yoshida ha spiegato che, sebbene ritenga che classificazioni restrittive siano importanti per garantire che le persone fruiscano dei contenuti appropriati per la loro età, provare a raccontare una storia più matura senza superare i limiti del rating adatti ai più giovani può ostacolare il processo creativo e l'esperienza per i giocatori. In questo modo l'esperienza non sarà costretta entro certi limiti e potrà seguire fedelmente l'idea creativa del team. Al momento non ci sono piani per DLC post-lancio. Final Fantasy è stato definito come un gioco che sarà completo già al momento della pubblicazione. Yoshida ha riferito che in questo momento il team si sta occupando del doppiaggio per tante lingue diverse, cosa che richiede tantissimi dialoghi da registrare. Non c'è stato però modo di sapere se tra le lingue previste ci sarà anche l'italiano, perché il producer non ha potuto dare risposte precise al riguardo. Per il momento, possiamo prendere come riferimento Final Fantasy VII Remake e ipotizzare che ci sarà almeno il testo scritto in italiano con sottotitoli e localizzazione dei menu. Nell'ultimo trailer l'attenzione si è concentrata sulle battaglie di Clive, ma nel corso del suo viaggio tra le terre di Valistea il protagonista sarà affiancato da diversi alleati, ognuno con un proprio arco narrativo, delle storie personali e un racconto che, dialogo dopo dialogo e missione dopo missione, giocherà un ruolo importante negli eventi narrati e nella conoscenza della regione. I membri del party aiuteranno Clive in battaglia, ma Yoshida ha confermato che saranno controllati dall'intelligenza artificiale per permettere al giocatore di concentrarsi sull'azione. Ci sarà però un'eccezione. Clive sarà affiancato anche da un compagno a cui si potranno assegnare semplici comandi. Gli si potrà dire di curare l'eroe o di attaccare uno specifico nemico, con comandi assegnati manualmente oppure associati a uno stile di combattimento. Non è chiaro se questo compagno sarà un particolare comprimario oppure se si tratta di una creatura non umana. Il primo trailer mostrava come il fratello minore di Clive, Joshua, avesse un cucciolo di cane. Chissà che non sia proprio lui ad accompagnare il protagonista nel suo viaggio in cerca di vendetta. Il sistema di combattimento di Final Fantasy XVI deriva da un'evidente virata verso l'action puro. Questa è stata confermata da Naoki Yoshida, che ha anche menzionato le fonti di ispirazione di questa nuova spinta all'azione. Di fatto, gli scontri sembrano configurarsi come quelli di un hack and slash di matrice nipponica e derivano da un attento studio su vari classici del genere, nonché dalla collaborazione con sviluppatori che hanno preso parte alla creazione di titoli di questo tipo. Il tutto è stato diretto da Ryota Suzuki, che in passato ha lavorato a Devil May Cry 5 e Dragon's Dogma. Senza menzionare giochi nello specifico, Yoshida ha parlato dei titoli fatti da Platinum Games in primis, ma anche da Capcom e From Software. Anche il team di Kingdom Hearts ha dato il suo contributo nella costruzione del gameplay. Gli attacchi e le abilità di Clive saranno basati sulle tradizionali summon di Final Fantasy, combinabili in tempo reale per creare potenti combo. Questi poteri degli Icon avranno un albero delle abilità da sbloccare con i punti ottenuti in battaglia.
Il team di sviluppo ha scelto uno stile di combattimento medievale senza alcun motivo particolare. Era semplicemente quello più apprezzato da alcuni dei membri chiave della squadra, incluso Yoshida. Le battaglie tra Icon, ovvero le gigantesche creature protagoniste delle evocazioni nel nuovo capitolo della serie, saranno poi al centro di scontri in stile boss battle estremamente spettacolari. In base a quanto riferito da Yoshida, potranno anche configurarsi come eventi specifici che si distaccano dal normale flusso del gameplay. Saranno momenti giocabili in tempo reale, ma che assumeranno meccaniche diverse. Alcune saranno come uno shooter 3D, mentre un'altra potrebbe ricordare un incontro tra wrestler professionisti. Dalle meccaniche alle animazioni, passando per il modo in cui sono presentati, ognuno di questi scontri dovrebbe essere originale e unico. Final Fantasy XVI non avrà un'ambientazione aperta in stile open world. Il design si basa quindi su aree differenziate di ampio respiro, ma con una maggiore cura nella costruzione di ambienti diversi e chiusi tra loro. Non è ancora chiaro quanto siano grandi queste aree differenti, ma l'intenzione è di offrire una certa diversità di ambientazioni. L'idea di Yoshida è trarre ispirazione dalle recenti produzioni open world anche per attirare un nuovo pubblico, ma per farlo vuole sfruttare una progressione tra ambientazioni differenti in modo da rendere l'idea di un viaggio lungo luoghi diversi. Il mondo di gioco sarà composto da 6 regni, quindi possiamo probabilmente aspettarci una suddivisione in diverse aree esplorabili per ciascuno. Maggiori informazioni proprio sull'ambientazione, la lore e la storia di Final Fantasy XVI arriveranno quest'autunno con un nuovo trailer. Voi cosa ne pensate? Vi piace l'impostazione più action o preferite il vecchio stile di Final Fantasy? Diteci la vostra nei commenti qui sotto e non dimenticate di seguire Multiplayer.it su tutti i suoi canali, a cominciare ovviamente da YouTube, dove vi consigliamo anche di attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi video come quelli qui accanto. Grazie e alla prossima!